Ora andiamo in Brasile. In studio Emanuela Evangelista, buonasera, biologa romana e dal 2013 vive nella foresta amazzonica, sul Rio delle Amazzoni, 500 chilometri oltre Manaus. Assieme ai suoi colleghi ha creato una onlus per aiutare i coboclos a sopravvivere e per salvare la foresta. Intanto, chi sono i coboclos e perché sono in pericolo? Buonasera, intanto caboclos sono gli abitanti dell'Amazzonia, sono insieme agli indios, sono considerati popolazioni tradizionali. A differenza degli indios però sono il risultato, diciamo, della colonizzazione europea, quindi sono anche un po' africani, anche un po' europei, anche un po' brasiliani, hanno queste influenze e sono in realtà la popolazione che più soffre la deforestazione, quindi la distruzione del territorio in Amazzonia. Perché loro vivono nella foresta e la foresta si sta restringendo sempre più. Esatto, loro vivono nella foresta, loro vivevano nella foresta, oggi in realtà sono un po' come tutte le popolazioni del pianeta, sospinti verso le grandi città, attirati dalle luci della città, per così dire, quindi vivono quest'esodo che vediamo su tutto il pianeta. E a proposito di quest'esodo, che poi, diciamo, dalla foresta finiscono nelle favelas, ma vediamo che cosa succede, come si vive nelle favelas, nel servizio di Alessandra Bortoloni. Nessuna vittima, ma 50 abitazioni tra case e baracche rase al suolo dalle fiamme e decine di residenti ricoverati per intossicazione da fumo. Uno dei tanti incendi che colpiscono le sovrappopolate favelas brasiliane, l'ultima sempre qui a San Paolo del settembre scorso, e le cui cause spesso e volentieri non vengono nemmeno cercate. Agglomerati di baracche, case fatiscenti, nei cui vicoli stretti ed impervi la fanno da padrona narcotraffico e guerra tra gang e criminali. Nessuna fognatura né acqua potabile, le case, se tali si possono chiamare, sono tirate su con materiali recuperati dalle discariche e dove si vive con meno di $100 al mese. Attività illegali e violenza sono all'ordine del giorno. La cosiddetta pacificazione, una sorta di accordo tra narcos ed istituzioni per mantenere una situazione vivibile in occasione degli scorsi giochi olimpici, è già andata in frantumi. I narcotrafficanti hanno ripreso a sparare sulla polizia, nel dedalo delle favelas la violenza è ripresa come prima. Se non di più, per colpa della grave crisi economica del paese, dicono. Basta infatti scendere a valle, in città, nel cosiddetto asfalto, i quartieri delle classi medie, per capire a che punto di crisi si trova il Brasile. Recessione, partenza degli investitori, disoccupazione al 12% e un mega scandalo di corruzione che investe tutta la classe politica fino al presidente Temer. Basta vedere come sono ridotti i siti olimpici come lo stadio Maracanã di Rio. Persino il carnevale è stato sottotono. Con il carnevale possiamo dimenticare per un po' i nostri guai, dicono spesso. Chissà se quest'anno ci sono riusciti. Queste dunque le favelas. E lei vuole salvare appunto da quell'inferno i coboclos e tenerli nella foresta. Ecco, ci ha portato anche delle immagini bellissime. Sì, la questione è che appartenere ad una popolazione tradizionale, quindi vivere nel caso per esempio delle favelas amazzoniche, perché anche l'Amazzonia ha i suoi centri urbani e quindi le sue favelas, essere un indigeno che poi si allontana da quell'area rurale per cercare una condizione di vita migliore nelle città, ma arriva in città senza nessuna qualifica professionale, poi significa in qualche modo essere destinati a queste condizioni di vita, cioè condizioni di una vita miserabile. Ma si può rimanere nella foresta amazzonica? Che prospettive ha? Si può rimanere nella foresta, si può, perché i caboclos invece nella loro foresta sono profondi conoscitori del territorio che li circonda, sono depositari di un sapere millenario che sta andando perso. Ecco, ma lei, diciamo, la sua onlus, voi come, diciamo, intervenite? Che cosa fate per mantenere in vita la loro società? Noi cerchiamo di dare intanto un valore
valore economico a questo sapere. Quindi quello che loro hanno è la conoscenza del loro territorio e questo ha un'importanza economica. Quindi noi cerchiamo di dare intanto interventi, portiamo interventi sociali di istruzione, di assistenza sanitaria, ma soprattutto cerchiamo di generare delle opportunità di reddito, quindi rendere questa conoscenza uno strumento economico. In che modo? Si può fare con la ricerca scientifica, si può fare per esempio con l'attività turistica. Quindi non so, le persone che vogliono oggi conoscere l'Amazzonia che ancora resta, perché non è rimane molta, possono farlo attraverso lo sguardo dei caboclos, quindi possono farlo vivendo nelle loro comunità, conoscendo le loro tradizioni, la loro quindi cultura. Quindi loro praticamente diventano guardiani di se stessi. E in questo modo diventano guardiani dell'ambiente che li circonda e diventano strumento di conservazione ambientale. Ecco, brevemente, diciamo, in chiusura, se ci può dare anche un quadro della foresta amazzonica e che cosa si può fare? Diciamo, gli allarmi si sono moltiplicati negli anni, a che punto siamo? Quest'anno, purtroppo, bisogna dire che la situazione sta peggiorando. Non stiamo andando nella direzione giusta. I dati dell'ultimo anno ci riportano un tasso del 30% superiore a quello dell'anno precedente. Di deforestazione? Tasso di deforestazione. Se comparato poi agli anni migliori in cui la deforestazione stava scendendo, possiamo parlare addirittura del 70% di incremento della deforestazione, quindi non stiamo andando nella giusta direzione. Che cosa si può fare? Come Amazonia Onlus noi facciamo già qualcosa, ma nel nostro piccolo siamo un esempio di quello che andrebbe fatto. Secondo me bisogna innanzitutto riconoscere la nostra responsabilità. Quando dico nostra intendo dei paesi industrializzati. L'Europa in particolare è responsabile dell'acquisto dei prodotti della deforestazione, cioè noi siamo responsabili di quella deforestazione. Noi acquistiamo la soia e il legname pregiato che proviene dal Brasile e dalla foresta amazzonica. Questo sarebbe tema quindi, di un approfondimento. Esattamente, a ma sé. Questo solo per dire quindi che se la domanda è cosa possiamo fare, dobbiamo dare supporto sia al governo brasiliano che alle organizzazioni che come la nostra si occupano di questo tema. Grazie, grazie Emanuela Evangelista. Ora cambiamo tema.